Cari follower, bentornati a Inseguendo Walt Disney, la rubrica con l'intento di coprire tutti i tie-in di produzioni Disney, appunto. E non c'è bisogno di spiegarvi o ricordarvi che questo, oggi considerato un colosso dell'industria mondiale, non ha prodotto solo cartoni animati, ma anche tanti, tanti film. E nel 1991 io avevo 11 anni. Un sabato andai in videoteca e noleggiai la videocassetta di The Rocketeer, che mi affascinava per la leggera fantascienza che proponeva, l'accurata ambientazione anni 30, la presenza di attori importanti come Timothy Dalton, e non per Jennifer Connelly, capito? Non per Jennifer Connelly, assolutamente, no, scherziamo. L'ho guardato 8 volte in 2 giorni. A un certo punto mi accorse anche che parlava di un tizio che usava un razzo, praticamente dei mafiosi cercavano di trafugare questa nuova tecnologia, ma finirono col perderla mettendola nelle mani di uno stuntman, che cominciò a atteggiarsi da eroe. Soprattutto quando poi a un certo momento rapirono la fidanzata di questo stuntman, e non ricordo il nome dell'attrice in questo momento. E tutto ciò diede luogo a una serie di sequenze action molto gustose, poco credibili, ma decisamente divertenti. Un film che mi piacque veramente tantissimo. Il successo deve essere stato significativo a livello generale. Infatti vennero realizzati non uno, ma ben 2 videogiochi ispirati a The Rocketeer, il primo dei quali fu pubblicato per NES nel 1991. Ed è quello oggetto di questa recensione. Poi ne arriverà anche un altro per Super Nintendo e PC-DOS. Lo vedremo magari un'altra volta. Come ricorderete, all'inizio degli anni 90 moltissime licenze Disney venivano accolte nelle sapienti mani di publisher fortissimi come Sega, Capcom, Konami. Ma The Rocketeer no, fu molto, molto sfortunato. Infatti venne preso in custodia dalla Bandai, che al tempo non lavorava bene, e infatti affidò lo sviluppo al team Ironwind, capitanato da Leddar Feddersen, che mai si distinse per lavori pregiati, quindi sarebbe stato meglio, e lo è tuttora, mantenere basse le aspettative per il tie-in di The Rocketeer, che infatti non è nulla di che, ma su questo canale ci piace dare spazio anche a produzioni piuttosto mediocri. Per dovere di completezza, ovviamente, e per ampliare la conoscenza videoludica anche al di fuori delle eccellenze. Le intenzioni però non sono cattive, infatti il gioco parte con moltissime sequenze ispirate alla pellicola, ed ognuna delle schermate statiche che incontreremo durante il gioco è fatta bene. All'inizio di ogni partita potremo appunto scegliere di cominciare una nuova partita oppure continuare una vecchia. Questo perché il gioco, alla fine di ogni livello, o meglio, capitolo, ci fornirà un codice. Il che è molto importante perché il gioco prevede soltanto una vita per il giocatore, quindi il game over è sempre abbastanza vicino. E le password aumentano drasticamente le possibilità di completare effettivamente questo titolo. Guardate com'è bella la grafica, qui ritrae Timothy Dalton, molto riconoscibile. E diversamente da tanti tie-in, la trama di The Rocketeer è effettivamente apprezzabile e chiara anche seguendo solo i contenuti del gioco, che ripercorre comunque pedissequamente tutte le vicende viste nella pellicola. Ci sono 6 capitoli in The Rocketeer. Conoscendo bene il da farsi, saranno necessari 7-8 minuti per venire a capo di ognuno. L'azione è molto semplice e in realtà fin troppo prevedibile. Noi controlliamo il nostro Cliff, che è il protagonista del film e anche del videogioco ovviamente, che è munito di questo razzo e del relativo casco messo a punto da un nostro amico per controllarlo, e Cliff si muove per questi livelli a scorrimento multidirezionale. Potremo avanzare orizzontalmente, talvolta verticalmente, e dovremo sparare, sempre. Peculiare la gestione dei proiettili e delle armi. Noi potremo disfarci dei nemici a pugni, che non consumeranno ovviamente delle munizioni, con la pistola, con il mitragliatore, con il bazooka. Queste armi però non avranno munizioni specifiche. Semplicemente armi più potenti consumeranno più munizioni. Per spiegarvi gli estremi, un colpo di pistola consuma 1 proiettile, un bazooka consuma 5 proiettili, anche se non sono effettivamente proiettili quelli del bazooka. Il level design è davvero blando e scontato, davvero nulla che non si sia già visto in decine se non centinaia di altri action platform su Nintendo NES o su altre piattaforme. Però non dimentichiamo che Rocketeer poteva fare affidamento su un elemento che poteva distinguerlo moltissimo dalla concorrenza, il jetpack del protagonista. Con esso avrebbe per esempio potuto solcare i cieli ammazzando criminali,
intercettando aerei, compiendo salvataggi, insomma le possibilità si sarebbero potute moltiplicare davvero. La Bandai però ha risposto «ma anche no» e si è quindi accontentata di un platform standard, decisamente standard, perché è davvero buffo considerando le premesse del film. Poi, intendiamoci, il jetpack c'è, esiste, solo che va ricaricato con del carburante e in molti casi non è neanche indispensabile per superare determinate sezioni. E comunque lo si usa pochissimo, veramente pochissimo, soltanto nel boss finale, diciamo, ha un ruolo più importante. Comunque, i giochi brutti sono altri. La mia definizione per The Rocketeer su NES è mediocre. Come mediocre anche la grafica, che è tanto piacevole nelle schermate di intermezzo quanto dozzinale nel resto del gioco. Anche l'audio soffre di saliscendi, con melodie piuttosto piacevoli che si alternano ad altre quasi insopportabili. Possiamo dire che, come purtroppo capitava spesso al tempo, il peggior nemico di The Rocketeer su NES è la fretta. Fretta di uscire, che non ha permesso ai designer di elaborare un game design più raffinato, tant'è che il razzo, come dicevamo, è quasi inutile, si possono superare tranquillamente a piedi la maggior parte delle sezioni, e la Iron Wind Software nemmeno si è preoccupata di inserire nemici dignitosamente differenziati. Si gioca sempre allo stesso modo, dall'inizio alla fine. Quindi The Rocketeer su NES è un tie-in interessante? Sì, certo, è sempre bello studiare come un film sia stato adattato, magari anche fallendo miseramente, ma di sicuro non è un bel gioco. Non vale la pena dedicarci delle ore per riscoprirlo, e quindi fidatevi, accontentatevi di queste poche chiacchiere che abbiamo fatto. Vi saluto e come sempre, se volete potete supportare il mio canale tramite PayPal, trovate il link nella descrizione al video, oppure diffondendo i miei lavori. Alla prossima con un altro video, come sempre, con argomento sorpresa. Ciao!